ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giulio di Muscoli a Vita. Inizio questo video un po' in maniera diversa perché non era assolutamente pianificato, ma stavo cucinando e ho deciso perché no. Vi faccio vedere quello che sto facendo da mangiare e lo continuo con un full day of eating completo per mostrarvi la mia dieta in questo momento. Come sapete, sto provando a colpire tra le 2600 e le 3000 calorie. Sono in un lieve lean bulk, quindi un lieve surplus calorico per mettere su un pochino di massa. Quindi ho deciso, vi faccio vedere tutto quello che mangio iniziando dal primo pasto. Sto cucinando, come potete vedere, 300 grammi di pollo. Sono appena tornato dalla palestra, sto digiunando da stamattina, è l'una e mezza, quindi questo è il mio primo pasto, sarà un bel pasto consistente. 300 grammi di pollo per le mie proteine e ci aggiungo qua un paio di cucchiai di salsa di soia, in modo che il pollo è un pochino più saporito e lo lascio un pochino marinare nella salsa soia. Poi invece di qua, ovviamente sono uno studente, quindi magari anche tanti di voi siete studenti, io provo a fare tante cose rapidamente, quindi cucino il pollo per me. Però invece qua ho del riso, jasmine rice, 125 grammi, questo lo posso fare direttamente nel microonde e onestamente invece di metterci 20 minuti ci mette 2-3 minuti, quindi questo è perfetto. I macros per tutto il pacco sono 400 calorie, 4 grammi di grassi, 80 grammi di carboidrati e 10 grammi di proteine. E a fianco ci mangio anche un'insalata mediterranea. Questa sono andato a prendere al supermercato, è fresca di stamattina, è solamente impacchettata. Quindi, insalata, riso, pollo. Questo è il primo pasto, sembra tipico da bro, ma vedete che dopo ci rifacciamo. Guardate lì che food porn, ragazzi. 300 grammi di pollo, 125 grammi di riso e 200 grammi di insalata. È passata un'ora e mezza da quando ho fatto il pranzo e mi sto facendo un piccolo snack, quindi ho deciso di farvelo vedere. 100 grammi di datteri, li ho già mangiati, quindi adesso sono 50. E mi sto bevendo anche un tè, ovviamente. Sto in Inghilterra, quindi sono passato al lato oscuro. Invece del caffè, dopo il pranzo, mi bevo del tè. 5 grammi di creatina monohydrate, questa è di MyProtein. Basta prendere 5 grammi al giorno, quando più vi pare. Magari se la prendete dopo il workout, potrebbe avere quel 1% di benefici in più. Piccolo snack, mi andava semplicemente di dirvelo mentre io continuo a fare un po' di programmi e a lavorare un po' per l'università, che ho questo progetto enorme. E in realtà non so esattamente per quale motivo, ma questi datteri mi stanno piacendo tantissimo, li mangio ogni singolo giorno quasi. Sono tanti carboidrati e tanti zucchero, però sono quasi l'unica fonte di zuccheri, come vedrete anche oggi nel full day of eating. Vi faccio vedere che dopo non è che mangio tanti zuccheri. Questi sono buonissimi, hanno tante fibre, sono buonissimi e sinceramente per l'apporto calorico mi sento molto più sazio, quindi magari consiglio veramente anche a voi. Sono tornato a casa adesso, sono esattamente le 7 della sera e ho deciso di farmi un piccolo snack. Ho qua dei Oats So Simple, ho trovato questo pacco, ho praticamente trovato dei fiocchi di avena però con alto contenuto proteico, quindi 2 minuti e mezzo nel microonde, high in protein. Ogni pacchetto contiene 250 calorie se lo usate con del latte. Guardate qua, 16 grammi di proteine. Quindi 16 grammi di proteine per sacchetto, io sono andato con due sacchetti, quindi 30 grammi di proteine dai fiocchi di avena che stanno qua crescendo 2 minuti e mezzo nel microonde. E queste sono le cose veramente che mi piacciono un sacco dell'Inghilterra oppure dell'America, che ci sono tutte queste cose speciali che in Italia purtroppo non ci sono. In Italia ci sarebbero i fiocchi di avena, quelli normali, io qua ho trovato quelli con alto contenuto proteine. Speriamo che un giorno arrivi veramente anche in Italia, sarebbe veramente una bomba che iniziano ad arrivare tutte queste cose un po' più healthy, un po' più proteine per chi ama il fitness come noi. In più sono questo sapore al sciroppo d'acero. Eccoci qua quindi con il porridge proteico, calorie e macronutrienti sullo schermo in questo momento. Sono appena tornato da yoga, ragazzi, mi sento rilassatissimo, sì. Ho iniziato a fare yoga, questa è la terza volta che ci vado e mi sento rilassatissimo. Tutti magari le contrazioni che avevo dopo che ci alleniamo in palestra, le contrazioni muscolari eccetera eccetera, dopo lo yoga rilasci tutta questa energia, ti senti così smollato, quindi consiglio a tutti. E comunque vi faccio vedere quello che sto mangiando. Piccolo snack prima dell'ultimo pasto, una mela, il Pink Lady mi sa. E adesso mi mangio anche questo yogurt greco 0% total fage.
Io consiglio sempre uno yogurt greco come snack da portare in giro perché è semplicissimo. Questo tubetto ha 14 grammi di proteine, quindi in questa mini cosa qua 14 grammi di proteine, per questo lo consiglio a tutti, 0 grammi di grassi. Lo so che a volte è un po' aspro, diciamo, un po' amaro, non ha tanto sapore. Se volete ci mettete un po' di cannella, potete metterci un po' di dolcificante o semplicemente tagliate su un frutto così, una banana, una mela e ce l'aggiungete e diventa, ve lo assicuro, mangiabilissimo. In più, se no, se avete delle whey protein, potete aggiungere uno scoop di whey protein qua allo yogurt e praticamente viene il gusto delle vostre whey protein. Quindi l'ho provato a volte col cioccolato, sono venute buonissime. Quindi consiglio a tutti, questo è un piccolo snack post yoga che avevo un po' di fame, vediamo cosa faccio per l'ultimo pasto. Allora, è passata un'ora e mezza, io ho visto appena adesso i macro sul telefono, in realtà mi mancano parecchi grassi, quindi sto quasi a posto con le proteine, mi sembra 160 grammi, ma ho ancora un sacco di grassi. Prima, quando mangiavo il pollo, mi sono dimenticato di mettere la soia, quindi questa è una cosa che molti di voi magari a dieta fanno l'errore di non contare le salse, è facilissimo dimenticarsi, però anche le salse contengono parecchie calorie, quindi ho messo su le calorie anche della salsa soia, mi sono ricordato dopo, questo è un errore, non lo fate. Comunque adesso, ultimo pasto della giornata, ho tanti grassi, quindi ho pensato a due diversi pasti, non sono ancora sicuro quale fare. Il primo sarebbe, ecco qua, lo so, strano, questa tavoletta completa di cioccolato, perché in realtà tutta questa sono 90 grammi e ha 500 calorie, 40 grammi di grassi, quindi in realtà non sarebbe nemmeno troppo male, non sfonderei troppo i grassi, quindi potrei farmi il cioccolato, però sono anche se questo è cioccolato fondente, però sono tanti zuccheri, dato che ho già mangiato i datteri stamattina, ho già abbastanza incluso gli zuccheri, quindi preferisco evitare, però ce l'ho qua proprio perché magari in altre giornate in cui non ho mangiato così tanti zuccheri me ne posso permettere, quindi mi faccio tutta la tavoletta che ragazzi è una bomba. Però questa era la prima opzione, ci stavo pensando, ma ho detto no, meglio di no. Voglio ancora mangiare un po' più di verdura perché oggi ho fatto solo una mela e un'insalata, quindi mi faccio un'altra insalata e poi mi mangio una cosa molto molto buona. Allora, come detto, la mia seconda insalata del giorno perché mi mancano ancora un po' di verdure e poi mi faccio qua queste tortilla wrap, mi faccio una di queste tortilla integrali, la metto a tostare nel tostapane e ci aggiungo accanto due fette di questo formaggio Mature British Cheddar, quindi cheddar cheese inglese. Ogni fetta ha ben 8 grammi di grassi. Questo formaggio si fonde bene nel tortilla wrap e secondo me è uno spuntino squisito, ve lo consiglio a tutti. Ed eccoci quindi con l'ultimo pasto della giornata. Lo so, magari per voi non sembra granché, ma fidatevi che il formaggio fuso e una tortilla è uno snack pazzesco, quindi tortilla wrap integrale, due fette di formaggio, quel formaggio che avete visto, e 150 grammi di insalata. Questo è il pasto per ora, questo è uno snack che mi riempie buono e che mi fa colpire tutti i macronutrienti a fine giornata. È la mattina seguente, mi sono svegliato con un raffreddore assurdo, però volevo concludere qua il full day of eating di ieri. Come avete visto, ho colpito intorno alle 2600 calorie con quell'ultimo snack la sera che ero indeciso se mangiare il cioccolato oppure. Molti di voi potrebbero chiedermi, ma come mai tieni i grassi così bassi e i carboidrati così alti? E in realtà lo faccio per due ragioni principali. La prima ragione è che i carboidrati sono la fonte primaria di energia per il nostro corpo quando andiamo a fare dell'attività fisica, soprattutto ad alta intensità. Si intaccano le riserve di ATP e di carboidrati, di glicogeno, quindi per questo motivo tengo i carboidrati il più alto possibile. Seconda cosa, perché esiste un concetto che si chiama de novo lipogenesis, che vuol dire che il nostro corpo espende più energia e fa più fatica a trasformare i carboidrati in grassi rispetto a trasformare i grassi in grassi. Quindi, dato che già sono in un surplus calorico, sto già dando più calorie al mio corpo di quante ne richiede, ovviamente col passare del tempo rischio di mettere su più massa grassa, però tenendo i carboidrati così alti, provo a minimizzare il grasso che metto, sia minimizzando il surplus calorico che massimizzando la proporzione di carboidrato rispetto a grassi. Ovviamente per tutti noi è diverso, magari tu ti trovi che con troppi carboidrati non ce la fai a digerire bene, preferisci, che ne so, mangiare più grassi. Ovviamente questa preferenza è da capire individualmente.
qual è la scelta migliore da fare. Quindi se volete un aiuto, ovviamente come sapete sul mio sito trovate i piani alimentari personalizzati. So che per alcuni di voi aiuterebbe molto avere semplicemente uno schema con scritto su quello che dovete fare. Se no, ovviamente basta che calcolate i macronutrienti e fate come faccio io. Piano piano nel corso della giornata mi scrivo giù tutto quello che mangio nell'applicazione, arrivo all'ultimo pasto, vedo quanti macros mi rimangono e decido quindi di colpirli con l'ultimo pasto nel modo migliore. Detto questo, ragazzi, vi voglio ringraziare tantissimo per l'ascolto, per la visualizzazione. Come sempre, sono grato del vostro supporto. Se vi posso aiutare in qualsiasi cosa, mandatemi un'email. Detto questo, lasciateci un like, lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lo devo sempre dire. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!